Siamo in quarantena, non possiamo portare il cane dal tosatore a farlo tosare, per cui proviamo questo GHB comprato in Amazon, un tosatore, un trimmer per animali, per cani, ma volendo anche un tagliacapelli. Come potete vedere è dotato di un regolatore per scegliere lo spessore, per scegliere la lunghezza a Fino a due cui andare a millimetri. tagliare il pelo. Abbiamo diversi spessori da 0,8 1,1, 1,4, 1,7 fino a 2 mm, e poi abbiamo 4 pettini per fare 3 mm, 6 mm, 9 mm e 12 mm. Doppio pacco di batterie, per cui mentre stiamo tosando il nostro animale possiamo lasciare in carica la seconda batteria, e quindi se ci lascia a terra, diciamo, si scarica la batteria, possiamo andare a mettere la batteria secondaria e così continuare con la dosatura. I pettini sono facilmente inseribili, vedete questo, in questo caso abbiamo messo un 6 mm. Questa è la nostra cagnolina che andremo a tosare per la prima volta in diretta praticamente, e visto che non ho mai tosato un cane, mi prendo, diciamo, l'onere di tosare la mia cagnolina, e per farlo parto con uno spessore molto quello, uno dei più alti. Parto con il 9 mm per evitare magari di fare le classiche chiazze, i buchi, e quindi andrò a tosarla gradualmente senza partire con, diciamo, lunghezze molto basse o pochi millimetri. Allora, mentre vi faccio vedere le immagini della tosatura che ho eseguito, come vi dicevo, in vari step, devo dire innanzitutto che è molto leggero e sorprendentemente poco rumoroso, fa veramente poco rumore, praticamente meno del mio tagliacapelli, e quindi è molto agile, taglia molto bene, non si inceppa mai anche nei punti più difficili. Ecco, se trovate dei nodi, l'ideale sarebbe lavare il cane prima, ma se trovate dei nodi basta stare fermi con la macchinetta, diciamo, in funzione finché non riesce a, come dire, tagliare il nodo. Se il nodo fosse eccessivamente denso, vi consiglio comunque di utilizzare le forbici. Altra cosa importante da sottolineare è quanto possa essere pericoloso fare la tosatura del vostro animale con un apparecchio, con una tosatrice di questo tipo. Beh, devo dirvi che l'animale, la nostra cagnolina, non ha sofferto particolarmente, non abbiamo visto momenti di sofferenza o di fastidio, e diciamo che la tosatrice è praticamente sicura, perché anche se andate a toccare direttamente le lame con la pelle, questa non va a procurare alcuna irritazione. Come vedete in queste immagini, ad esempio, la provo sulla mia mano e vedete che non crea alcun tipo di fastidio, quindi non rischiate di andare a fare del male al vostro animale. Certo, fate attenzione agli occhi e alle parti più delicate, quindi le parti intime del cane, quindi fate molta attenzione, un po' anche alle orecchie. E per quanto riguarda la rifinitura delle zampe, avendo le unghie ed essendoci molte parti, diciamo, nascoste, noi abbiamo deciso, avendo visto anche altri video, di operare, diciamo, sul finale per la rifinitura delle zampe con delle normali forbici. Nella scatoletta trovate in dotazione anche dell'olio lubrificante, che suggerirei di utilizzare ogni 8 ore per lubrificare e far scorrere meglio le lame, e il montaggio è molto intuitivo e semplice. Ecco, un'altra cosa di cui non ho parlato è il prezzo. Si trovano diverse macchinette di questo tipo in Amazon. Questa mi sembrava però che avesse il doppio pacco di batterie, avesse alcune caratteristiche che la rendevano migliore, anche se non assolutamente la più venduta, che costava forse 5 euro in meno. Il prezzo è di circa 40-45 euro. Praticamente, dopo che avrete tosato una volta il vostro animale o due, vi siete già ripagati completamente il costo della macchinetta, per cui vale anche la pena, perché se volete tenere il cane a pelo corto, perché una cosa che non ho detto, ovviamente dipende dalla caratteristica del pelo del vostro cane, come immagino molti di voi sapranno, ci sono alcuni cani per i quali non serve tosare perché perdono continuamente il pelo. Invece alcuni cani come questo, che tra l'altro ho scelto per questa caratteristica, continuano ad avere il pelo che cresce dappertutto, soprattutto anche sugli occhi, attorno alle orecchie, e questo però è un vantaggio perché non lasciano pelo sostanzialmente sui divani in casa, non perdono pelo, ad eccezione di un paio di volte, diciamo, di periodi durante l'anno dove hanno una sorta di muta, e qualcosina di pelo potrebbero perdere, soprattutto se lo lasciate lungo. Ma se lo lasciate corto,
Sono dei cani come il barboncino, lo shih tzu, il maltese, questa tipologia di cani qua che hanno sempre il pelo che cresce, che sono anche detti ipoallergenici, ipoallergici, per chi soffre magari di allergia al cane, avendo il pelo, diciamo, che non viene perso, ma sostanzialmente cresce sempre e necessita di essere tagliato, non lo trovate in giro per la casa. È una cagnolina bianca questa qui, vi posso garantire, anche con dei maglioni o dei pantaloni neri, io posso prenderla in braccio, metterla giù, tenerla 10 minuti e non trovare alcuna traccia di pelo. È una cosa che mi ha sempre stupito, oltre al fatto che se lo tagliate molto molto corto ha una caratteristica di essere molto denso, soprattutto quello dei cani come gli shih tzu, perché il barboncino tende ad avere un pelo un po' più riccio, ed essendo molto denso assomiglia proprio al tatto a un pile, quindi è molto piacevole anche al tatto, non essendo molto spesso come i cani a pelo corto. Lo svantaggio però di questo tipo di cani è che se lo portate fuori quando è bagnato o piove, il pelo è abbastanza lungo, potrebbe essere che si inzuppano e non si asciugano più. Dopo un'ora di tosatura ho cambiato batteria, basta inserire il cavo, ha solo un verso, non forzate se non entra, mettete il più e meno dalla parte giusta e mettete in ricarica l'altra batteria. Parto quindi con la seconda batteria per proseguire, ovviamente essendo la prima volta sono stato un po' lento e soprattutto, come vi dicevo, essendo partito con pettini con lunghezza molto molto lunga, diciamo, ho impiegato più tempo quando sarei potuto magari andare con delle regolazioni più basse, ma diciamo che anche il cane aveva il pelo molto lungo in questo momento, per cui ovviamente si impiega più tempo, più lungo è il pelo del cane. Se si dovesse fare una seconda tosatura a pelo medio invece che medio lungo o lungo, ovviamente il tempo potrebbe ridursi significativamente. Passiamo ad una lama, diciamo, da 3, quindi andiamo ad utilizzare invece che un 6 da cui eravamo partiti, o forse un 9, non ricordo. Un altro suggerimento andiamo che mi sento di darvi è quando impostate dei pettini, lo impostate con dei pettini, la regolazione è di metterla su 0, io l'avevo lasciato all'inizio su 2, e quindi penso che si sommasse a 2-3, quindi tagliava un po' di meno pelo, quindi regolatelo a 0 nel momento in cui inserite un pettine. Vediamolo poi alla prova senza alcun pettine, diventa praticamente uno scalpello, e se lo utilizzate senza pettine ovviamente rischiate di fare le classiche chiazze o buchi se è un cane con un pelo fitto come questo cagnolino, che è un bastardino, è un incrocio tra un cane shih tzu e un barboncino, un poodle in inglese, chiamano questo incrocio shih-poo, come incrocio appunto mettendo insieme le due parole di shih, di shih tzu, e poodle, le poo del barboncino. In dotazione avete anche una spazzoletta con cui potete andare a ripulire velocemente la testina. La testina è anche rimuovibile. Ecco, allora vi faccio vedere quando l'ho staccata con una pressione. Si può andare a togliere come le classiche testine, ripulire, però l'ho trovata molto difficile da reinserire ed avendo le plastiche ho temuto di danneggiarla. Quindi sconsiglierei di staccare la testina se non fosse proprio inceppato del pelo, se non fosse necessario, per evitare il rischio appunto di andare poi reinserendolo a danneggiare gli agganci che sono in plastica.
a questo punto direi di velocizzare un po' il video, mandiamolo un po' al doppio di velocità. Beh, se volete potete mandarlo anche voi più veloce. Vi lascio un paio di minuti di musica e solo tosatura per arrivare poi alle conclusioni. Ecco la fine tosatura. Beh, direi che non è male per essere la prima volta che abbiamo tosato un cane con una macchinetta. Andiamo a rifinire, come vi dicevo prima, ora la parte delle zampine con semplicemente con una forbice e con tanta calma. Ecco il risultato, un cestino pieno di pelo della nostra cagnaccia. Andiamo a lavarla, probabilmente è meglio lavarla prima o dopo, ma io l'ho deciso comunque di lavarla dopo la tosatura. Dopo il lavaggio ed averla asciugata con delle asciugamani, andiamo a rifinire ed asciugare bene il pelo del cane con un phon. Arrivati a questo punto, a noi piace mettere un po' di borotalco sul manto, sul pelo del cane. Non so se sia una cosa buona, però dopo il cagnolino ha un odore gradevolissimo. Spero che il video vi sia piaciuto, che possa essere stato utile come consiglio se anche voi state valutando in quarantena di acquistare una macchinetta per tosare il vostro cane, visto che non potete portarlo dal tosatore. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto commentate sotto con commenti, suggerimenti, dubbi. Ciao a tutti!